Mi spiace, bentornati, un piacere avervi qua, incredibile serata, tema God of War. Eccoci, eccoci, oggi si gioca ragazzi al nostro gioco dell'anno. Come state amici miei? Bentornati, bentornati. Allora abbiamo finalmente, abemus, finalmentus, la data specifica della Games Week. Ce l'abbiamo con tanto di orario, quindi aprite bene le orecchie. Aprite bene. Allora, sabato, che dovrebbe essere il 26 novembre, giusto? Confermatemi. Gentilmente andate sul vostro calendario digitale, controllate la data. Dovrebbe essere sabato 26. Sì, ottimo. Sabato 26, dalle 11 alle 13 siamo allo stand di Arcadia. Ottimo. Poi state sui social e sui social vi avvisiamo esattamente dove è ubicato lo stand Arcadia. Beh, non è alla Gameswick, vi abbiamo fregato fin dall'inizio. No, è alla Gameswick, ragazzi. Quindi ci vediamo lì, mi raccomando, bestiacce, vi aspetto. Vi aspettiamo, ci saremo io e Andrea, ovviamente. E con tante grandi sorprese. Siamo vestiti da rapper. No, non è vero. Però siateci in sostanza, comunque. Mi farà molto piacere conoscervi, così come immagino faccia piacere anche ad Andrea. Non credo, non lo so perché è idrofobo, però insomma, ecco. Allora è agorafobico, tra l'altro, un po' tutto, è molto fobico, Andrea, è fobico. E purtroppo funziona così. Allora, ieri ci siamo deliziati con un Horror Night a tema inchiostro, Bent in the Dark Reveal, continuo di Banking the Ink Machine, e stasera invece si va avanti con la meraviglia di Santa Monica 2022. Ancora faccio fatica, ragazzi, a ricordarmi in che anno siamo, perché il tempo non passa. Cioè, sento che passa, ma non passa, non cambia un cazzo. Cioè, sto invecchiando, ma non cambia un cazzo di per sé. Quindi è una cosa orribile è molto pericoloso. Ancora quella fottuta emoticon. Cancellatemi quella. Voglio bannare quella cazzo di emoticon del tipo che fa così. Non la sopporto. Levatemela dalla faccia. Non la sopporto. Non so che cazzo vuol dire. Io odio le cose che non conosco. Attenzione. Ancora. Basta. Basta, cosa vuol dire? Adesso mi dite che cazzo vuol dire. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? Che cazzo è? Resident Sleeper. Che cazzo è? Cosa vuol dire? Cosa significa? Non lo sopporto. Non lo sopporto, non ce la faccio. Voglio che diventi un audio virale questo. Non lo sopporto. Non lo sopporto, non ce la faccio. Dino, ci esci la scheda che fai di braccia in palestra? No, perché si funziona così. Prendi i pesi e li sollevi con le braccia, e le braccia pian piano, dopo anni e anni, diventano grosse. Fine. Questo è l'allenamento migliore che posso dirvi. Non c'è molto altro da dire. Andate in palestra se volete fare palestra. Ma hanno scritto molti ci hanno scritto, allora, secondo me 3-4 robe di fitness per fare attività. I sali minerali e queste minchiate. Non condivido, ragazzi. Non c'è molto da fare. Una sana alimentazione, una rabbia rancorosa dentro vi porterà ad ottenere il fisico che volete in meno di 6 mesi. Che cosa state aspettando? Con la guida del farsi male, con la guida fatevi male, riuscirete ad ottenere ciò, l'aspetto che volete. Volete diventare un Adone? E che state aspettando? Chiamate il 484488. Ragazzi, è facile, basta incazzarsi. Gli steroidi, sì, beh, adesso ormai c'è tutta una cultura di. Adesso a quanto pare è praticamente giustificato nel mondo del fitness quasi spaccarsi con sta roba. Non so perché, il fisico naturale, boh, un altro po' viene bisfattato. Se non hai dei deltoidi che sono grandi quanto la tua calotta cranica, che è una roba allucinante, del tutto non naturale, a quel punto, vabbè. Ma sti cazzi, ragazzi, alla fine ognuno fa quel cazzo che vuole col proprio corpo, per carità. Però magari evitiamo di dire su internet che fa bene ed è sano un fisico del genere, che poi a 50 anni c'ha i coglioni secchi che sembrano delle prugne. Però. Allora, buon Natale e felice anno nuovo. Come fai a sapere il poncio che ho appena visto a Christmas Carol con Jim Carrey? Come fai a saperlo? Beh, perché era lì, l'abbiamo visto. Allora vi saluto, abbiamo Pino Pippino, Lord Akami, Strega Azzurra, Pino Real, Donna con Bistecca, Tommaso, Piki, FDGF, Antrax Lili, Daxin, eccolo lì, Sirelia, poi Why You're Watching My Name, Roberta, Timidone, Franco Bolla, Fede, Elsinel, Guerriera Celtica, Giulia Dez, How White, Khmir, Nick Brimstor, Cloud Knit, Susie Rock. Ma chi c'è? C'è qualcuno di nuovo o no? Dadaele, Dioturi, Sgombro, Aurora Boreale, Sara. Sto per vomitare. Eccolo lì.
AlexVx04, ciao, ciao a te, grazie per esserti unito, o unita, non lo so, ormai qua è tutto confuso. Poi, Tifa, Fati, poi, aspetta, ferma, De Saint Felix, Rizzomano, Vito, Roberta, Bob Power, Zach, e l'ultimo, dai, l'ultimo, poi basta ragazzi. Ricky, o Raki. Raki. Eima, a sto punto. Bestiacce, Rotto Valhalla, è un piacere. Grazie, Eima. Allora. Chi di voi ha finito God of War? Ed è qui stasera per godersi la live, in sostanza. Qualcuno di voi l'ha finito? A parte te, Andrea. A parte te, figa. Io lo so te, lo so. Io di te lo so. Catroia, questo vizio di vantarsi per ogni minchiata. Vuoi finirlo con te? Vedi questo e questa, signor Anderson. Questa è la domanda giusta. Mai giocato uno? Aia, vabbè ragazzi, dai, bando alle ciance, ciancio alle arance, direi che è ora di giocare. Datemi un check dell'audio, per favore, ditemi se si sente. Immagino si sentirà doppio, quindi mo aumento di qua, abbasso di là e iniziamo. Si sente? Oggi andiamo a far visita a zio Tyr, divinità della guerra, diversamente da quello che si pensa essere Odino o Thor. La vera divinità della guerra è Tyr. Odino è più una divinità che si pregava per avere conoscenza e per avere buona sorte in battaglia. È anche la divinità della guerra. Diciamo che le divinità della guerra ce ne sono miliardi, cioè sono praticamente tutte, perché comunque sono devoti appunto alla guerra e soprattutto alla vendetta come concetto di vita proprio, no? Nel senso, mi hai salato troppo la pasta, ti ammazzo lo zio. Questo è un po' il concetto norreno. Oh, eccoci con la nostra armatura senza gomitiere e non mi crea un mal di mare dentro. Io direi di acquistare subito qualche abilità e quindi, in sostanza, lancio d'ascia. Questa qua l'avevamo già potenziata. Ah, però abbiamo già comprato tutto, ragazzi. A questo punto compriamo questa. Vaporizzazione del ghiaccio, che se li congeliamo e poi li meniamo con le spade del caos, questo fa più danno. No, abbiamo anche questa, esplosione ardente. Dopo aver afferrato uno stronzo, tieni premuto R2 per lanciare l'altra lama contro il bersaglio. Ah, facciamo due lame, va bene. Ok, quindi testiamo. Ui, bobo, figo. Test, ragazzi, perdonatemi. Allora, vediamo un attimo che mi devo ricordare. Esatto, perfetto, a posto. Abbiamo la bombo combo. Qui, se non sbaglio, avevamo esplorato un pochino tutto, però andiamo un attimo a vedere. Sì, abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere. Perfetto, c'è anche il corvo di Odino, quindi let's go. Questo lo distruggo perché mi turba, non so per quale motivo. Eccoci qua. Cos'è sta roba? Sembrano dei frammenti di qualcosa. Ho un ratto. Non l'ho preso. Oggi vive. C'è un'altra di sti affari. Che cazzarola è sta roba? Lo scopriremo dopo, però. C'è l'Otala di Odino. Ma poi ce lo segna sulla mappa come roba? No. Bene, ottimo. Quindi qua comunque si potrà tornare con del backtracking, a meno che una volta incontrato Tyr, sempre che incontriamo Tyr, qua ci darà quello che ci serve per... Insomma. Te li devi ribeccare... A internet vi sta facendo malissimo a voi comunque. No, non si può fare un cazzo. Figlio, ci penso io. A posto. Boom. Cos'è sto ragno grasso? Ma che bello! Ragazzi! Ma è ciccione! Lui era. Il backtracking è molto pregno in questo Ragnarok. Ottimo, mi fa piacere. E andiamo. This way. Nice. Not a dead end. Come on.
Vediamo dove ci porta. E vediamo dove ci porta. Permesso? Ah, bobo. Ai 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 ai. No, vieni qua. Mio. Ok, vai di lame del caos. R1 È per questo che non mi piace le lame del caos, ragazzi. Schiolf. E quello è un pipistrello. Ragazzi, non è che io se l'abbia con... è che cerco di capire se effettivamente serve uccidere in questo... Siccome è comunque è Kratos, vediamogli un attimo un contentino. Qua c'è un passaggio. C'è un tavolo, un topo. No, è una salamandra. Era una salamandra. Via. Miniera. Questa non è una miniera. È una miniera. Slow down, Atreus. Take care. Be ready. Attenzione. Oh, sì, 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 sì. Andiamo a fare ciao ciao all'amico. Oddio, Kratos. Non gli devo un cazzo, ragazzi. Ridi. E adesso... Ah! Mio Kratos! Minchia, ragazzi! Me la sto giocando di merda! Come? How? Figa, non li sopporto, sti stronzi! Aia, aia! Vita! C'è vita di là! Permesso, scusate! Sì, 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 ho capito, ho capito! Boom. Ci penso io, eh. No, epa, che cazzo mi lock. C'è un problema, ragazzi. Però noi abbiamo anche questa. Sì. Sì, sì. Aia. Atreus, fagli male. Vai così, congelalo, congelalo, congelalo. Perfetto, lame del caos. È ancora congelato, quindi via. Veloce. E niente. Ma hanno ammazzato gli schifetini, come cazzo si chiamano? Gli agguati? No, come si chiamano? Non mi ricordo più. Mi hanno ucciso loro. E succede. Beh, babi, grazie mille, Rotu Valhalla, mi spiace. Il lock è una cosa allucinante, ragazzi. Spero lo sistemino con un aggiornamento, perché secondo me è veramente... Cioè, perché in quella situazione specifica ho lockato il gigante, corro, mi locca il piccolino a fianco. Che cazzo c'entra? Si chiamano monnezze? Guarda che hanno dei sentimenti. Allora, prima gli diamo fuoco. Ok, poi... Oh, cazzo. Poi gli diamo ghiaccio. Ok. Dobbiamo far sì che sputi con gli stronzi. Perfetto. Minchia, non riesco a schivare sta stronzata. Possibile mai che uno sput... Basta! Devo usare un pochino di più le lame del caos, ragazzi. Ci voglio provare. Presa. Fermalo. E niente, ci ho provato. Via. Madonna. Regio Sparta. Vai, 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 vai. Oh, sì. Vieni qua. Boom. A posto. È fatta. E chi ci voleva? Atreus, complimenti.
Lo so che l'odore di quei cosi è nauseabondo. Una conseguenza per averli disturbati. Risponderò così alla prossima. Nel mentre digerisco durante la cena. Conseguenza per avermi provocato. Questo quindi dovrebbe essere il minerale di Nidavellir, più o meno all'incirca. O meglio, quando è ancora rarefatto e non è completo. Potremmo arrivare all'interno con la barca. Ma non c'è nient'altro, mi pare. Controlliamo bene, facciamo attenzione, perché qua ci sono delle catene, ma senza niente. Quindi qua mi sembra che abbiamo esplorato tutto. Quella roba lì possiamo entrarci dopo sicuramente. Qua si passa. Ah, possiamo passarci con la barchetta. Figo. Che bello. Ci siamo. I'm sorry. I know you said not to, but I can't stop thinking about this. We spend all of our time fighting bad stuff. And I don't get why we can't do that alongside. Possiamo farlo insieme a Tyr. You do not know him. We saw his shrine. Stavo per rispondere alla stessa maniera. Semplicemente non lo conosci, non sai che cazzo è. He's a leader. He stood up to Odin when no one else would. If he's done it before, why wouldn't he do it again? Images from long ago do not tell a whole story. Tenere le braccia nell'apposito. Ancora di sicurezza. Once we get off this, let's check there for Tyr. He's gotta be close. Siamo già arrivati. Mi ricordo nel trailer che era una porta simile quella per. Can't help but feel like you're angry with me or something. Che forse lì è dove ci sarà Tyr. Ever since we got to Svartalfheim, you've been critical of my every move. If you don't think I can lead us, just say so. It is not your competence that is in question. Okay, but what does that mean? Consider your intent. Pensa al tuo scopo. Wow. Tor solo. This place is huge. Nuova area rilevata. Ages to build. Che bello. Mi ricorda, sembra che... Poi non so, magari sono io. Si sono un po' ispirati forse a... a... la città dei goblin e dei hobbit. Minchia, ma è un labirinto, ragazzi. Porca troia. Blocco Sindri. And be careful exiting that thing. One foot at a time. There are loose rusty nails everywhere. Have you seen any signs of Tyr? As if I would navigate this maze of running sewage. No. I'm sure you'll manage that on your own. I don't know. The water looks pretty clear here. Keyword, looks. Stanno forgiando sempre spade e sempre robe, ma datele a me. Whatever you need. Pommolo fortunato di Hur. Allora, fermi. Com'è fatta sta roba? Probabilmente... ah, probabilità di fortuna. No, me ne frega un cazzo. Che bello. Quasi quasi. Discreta che a ogni lancio di precisione a segno causa uno scoppio stordente. Bonus. Manico di Valle Scura. Mazza furiosa che ci aumenta la forza. Questo sì. Ah, lo posso potenziare? Aspetta. Mi metto questo e lo potenzio. Boom. Boom, baby. Complemento per l'ascia. Perfetto. Poi. Le lame del caos. Cos'è che c'è? Impugnature del guardiano splendente che ci aumenta la ricarica e la forza. Oh, sapete che non mi ricordo mai la ricarica. Esattamente cos'era? La ricarica delle abilità, giusto? Con lo scudo non abbiamo nulla ancora, purtroppo. Ah, posso potenziare le lame del caos. Allora sì. Ah sì, perché hanno trovato la fiamma del caos, giusto, dentro il bestione. Ottimo. Abbiamo anche ancora abbastanza soldi. Very good. Gli scudi ancora, ragazzi, non so. Potenziabile, sì. Con che cosa? Pezzi d'argento e deposito di score. Uno scudo perfetto per assorbire gli attacchi e contrattaccare. Ah, probabilmente più lo potenziamo, più i colpi da rossi diventano periabili. Questo invece ci aumenta... buono anche. Sì, facciamo. Ronde l'aggravio. Bom, dai, siamo potenziati.
L'armatura è angosciante, purtroppo non capisco perché non ci sia... Cioè c'è in realtà, potrei farmi il gioco. Io ho giocato più volte God of War 2018 con l'armatura base iniziale, quella in pelle, perché mi piace troppo. Però dopo che l'ho conosciuto, cioè dopo che ho finito più volte il gioco l'ho fatto. La prima run, ragazzi, forse è meglio effettivamente utilizzarlo, l'equipaggiamento. Posso potenziarla? Cioè, l'ho appena fatto, ragazzi. Non l'ho fatto? Sono cretino? Eh no, fiamma ghiacciata, non ce l'ho ancora. Fa 25 di danno, ma è pochissimo. L'armatura base è sempre la più bella. Allora, non mi ricordo se quella base... Aspetta. No, non è la più bella, secondo me. Perché la più bella è quella che si vede proprio nel caricamento con il pelo. Cioè, questa è figa, eh. Però questa è quella del 2018. A me piace quella lì... Che no, in realtà è un misto, tipo, mi scuglio. A me piace quella lì... No, è proprio quella del 2018, sì. Mi piace quella che ha messo con il Ragnarok con il pelo sulle spalle. Quella è veramente figa. Cambia armatura da Atreus? Per chi dovrei? Atreus c'ha sempre le stesse? Ah, eccola qui. No, parametro di... è questa? Vabbè, sì, dai, così siamo simili. Ah, che carino. This is beautiful. Adesso non è per dire Atreus, ma con tutti gli scorci da vedere, la roccia ti piace, va bene? Ski Alpha! Al cinema. There's a door just across this gap. Tyr could be right there. Sì. Che c'è scritto? Whoever wrote this certainly had an eye for detail. Aveva occhio per i dettagli? Attenzione. La stanza segreta? Veduta dalla stanza segreta. Non so che dire. Non tutto c'era una storia intrigante. A volte la gente etichetta le cose per quello che sono. È una presa per il culo. Questa sarebbe la stanza segreta? Ah. Allora. Qua si può scendere. Quello va tirato su. Va congelato quell'affare. Giusto? Ah, no. No. Guarda lì. Schiolfa! Lì. Aha! Ma scusami! Ma... Ah no, ok, è il simbolo del salto, perché per un attimo ho detto, ma possiamo andare in acqua? Ed esplorare l'acqua? Boom, via. Per adesso non mi pare che ci siano troppi segreti nascosti, quindi... Anzi, c'è una bella roba. Casse normali, 0, appunti 1 di 3, artefatti 0, corvi di Odino... Ok, facciamo attenzione a corvi di Odino che sono solitamente più difficili, credo, più o meno. Well, I certainly don't think this is where Tyr currently is. He's gotta be here somewhere. This mine is huge. Atreus, what do you intend to stop Odin from doing? You speak as Parli come se conoscesse il suo piano, attenzione. I don't know his plan. That's why we're... Brothers... With Fimbulwinter underway and Ragnarok around the corner, Odin will be desperate. Whatever he's planning to do surely won't be to the benefit of anyone but himself. Exactly. Perché Mimir l'ha fermato? Non gli ha fatto finire di parlare? Secondo me Loki sa qualcosa. Atreus sa qualcosa che non ci vuole dire. Ha visto qualcosa magari nei ricordi dei giganti. Qualche premonizione. Ferro battuto. Come l'ho detto? Aspetta che qua c'è vita, eh. E la vita, è vita, è acqua. E l'acqua è vita, e via dicendo. Questo tavolino posso rompere. Ma perché era così bello? Mannaggia me. Sono in combutta, attenzione. Bello sto ragno. Sto Ragnarok. Oggi sono Hilare. Quello è un nana morta. È una nana? Sì, è una nana. Ui, boh. Attenzione. Roba da spostare, forse qua si può salire. Questo lo ciapo su io. Qui si può saltare. Attenzione, Atreus. Che t'ho detto io? Ci penso io. Vola, vola.
Muori! Boom, e questo è andato. Oh, senti il violoncello. Allora, esploriamo per bene, ragazzi, mi raccomando. Già segretucci, niente male. Opla. Qua, attenzione, potrebbe esserci un corvo di Odino. Che bella l'acqua che fa questo effetto cameretta da streamer. Mi piace. Però il fatto che adesso sappia leggere le rune è quasi un peccato. Toglie tutto quel fascino che aveva Atreus di andare a leggere per il padre le rune. Abbiamo costruito questo regno con le nostre mani naniche. L'abbiamo rinforzato con i nostri muscoli nanici. L'abbiamo innovato con le nostre menti naniche. Ma finalmente non saremo più soli. Abbiamo scoperto di condividere la forza e l'ingegno con gli Aesir di Asgard. Ora i fabbri nanici lavoreranno fianco a fianco con i soldati e gli ingegneri Aesir. Ora la schiena degli Aesir si farà carico di parte del peso sopportato nei compagni nani finché il carico sia più leggero per tutti. Sono stati i nani a rendere Svartalfen ciò che è diventato, ma insieme agli Aesir possiamo renderlo qualcosa di persino migliore. Ma questo è quello che credevano. E invece avete bevuto uno sciottino ogni volta che ho detto Aesir. Glad we explored. C'è una via qui? Ah, lì è dove dobbiamo andare. Ok. Quindi probabilmente saliremo e scenderemo di nuovo. Va bene. Ah, stiamo già salendo. Ottimo. Siamo ancora all'inizio del gioco, però ci sono... c'è più esplorazione che nemici. Guarda lì. Not to be discouraging. Che insetti curiosi. Amir, that is discouraging. Pezzi d'argento. E mentre che parlano i due si sente che è Kratos che sta cercando di aprire una cassa. Did you see that over there? Cosa? Cosa? Che c'è? Cosa? Parla, parla. Che vuoi? Allora, qui c'è da passare, ma non possiamo, perché lì si serve tirarli. No, serve una bomba, che non abbiamo. Catena, lì ci si mena. Qua? Vediamo un po'. There's a broken door up to the left, behind this crane. Maybe Tyr tried to escape. We should look. Outstanding! That overflowing water is powering the crane. Clever. Clever. Allora, però fermi, perché qua abbiamo un bello scrigno e me lo porto a casa. Broda! Allora, saliamo di qua e via. Ci mette il cuore nel rompere quelle casse, è sempre un mestiere, ragazzi. C'è chi rompe i coglioni e c'è chi rompe le casse. Allora, però di là, io non so se tenermi o meno la nostra simpatica scetta, riprendercela o meno. Pezzo d'argento. Ah! Io che pensavo di star facendo qualcosa di particolarmente nascosto. Ok, invece era proprio principale. Non posso rompere questi barili, peccato. Arrivo, figlio. Eccoci qua. Allora. Boom. We'll be up there in no time. Questo non scende? Ho sbagliato? Non dovevo? È la fine? Aspetta. Voilà. Easy. That's it. Come on. Let's take that lift up. Tyr can't be far. Eccoci. Una casa vecchia, però ha sempre il suo fascino. Ok, new exercise. Pensiamo a come si deve sentire Tyr rinchiuso in questa miniera. Se fossi imprigionato da Odin e poi mi liberassero. Odin would obviously be at the top of my list, but I would just want to fight something. Anything. Even if it was just to know I still could. Allora, è palesemente ossessionato dalla figura di Tyr Atreus. Ciò significa che lui sa che Atreus ha un collegamento praticamente viscerale, letteralmente viscerale, con Fenrir, il lupacchiotto. Che puoi dare al via tutto il macello. Che si mangerà Odino. Quindi
capito? Il ragazzo sa qualcosa. Cioè, la mitologia io la so, ma come si intreccia la storia non ne ho idea. Là sopra si può salire. Come ci arrivo? Ah, così, molto semplicemente. Esatto. Ritorniamo su. Geniale. Sì, sì, lo so, ragazzi, lo so, l'ho visto, l'ho visto. Ok, buon fatto. Sì, sì, Ferri si mangia Odino, ragazzi. Si mangia Odino e il serpente si ammazza Thor. Poi il serpente viene ucciso da Magni o Modi, non mi ricordo più, figlio di Thor. Tyr muore. Heimdall viene ucciso, se non sbaglio, non mi ricordo se da Loki, da una delle travi di Loki, non mi ricordo più, ragazzi, perdonatemi. Lo vedremo Heimdall. Tyr? Ma. Oh, what happened here? Eccoci. Allora io mi getto, Combattimento? Che bel posto. Basta sti stronzi. Figa, ma dammi i nemici veri, porca troia. Che due coglioni. Perché non l'ho preso? A lei. Però aspetta, perché io avevo un'abilità che non mi ricordo più, con le lame del caos, che mi faceva fare una sorta di schiocco per terra. Quale cazzo era? Non era questo? Forse era questo. Era due per balzare? No. Questo. Tieni premuto R2 per scagliare le lame verso l'alto. Però ce n'era un altro che ci faceva fare una specie di schiocco con le catene e far saltare i nemici su. Qual era? Ah, tra l'altro questo non l'ho mai... Lo strappo di Iperione non l'ho mai utilizzato. Dopo aver trafitto un nemico con il premi R1. Proviamoci. Però mi sa che funziona solo con nemici di una certa. Ma va a cagare. C'è un nano incastrato lì. L'ho visto. Ma c'è un nido? Cioè, perché? Dove cazzo sbucano? C'è un nido? Ci pensate io se ad ucciderli. Non voglio perdere tempo. Però, immaginate quanto sarebbe stato figo un gioco cooperativo dove un giocatore gioca Atreus e l'altro gioca Kratos. Picchia, sarebbe stata una figata devastante. Cioè, sconvolgerebbe completamente God of War, però sarebbe stata una roba affascinante. Vediamo se c'è qualcosa da cattare su. Là. Ah, quindi se tengo premuto... Allora, con questo faccio il colpo così. Esatto. Però se tengo premuto il R2... Esatto. Boom. A posto. Vado. Cos'è? Un cimelio. Nano, arrivederci. Cimelio ottenuto. I cimeli forniscono un'abilità speciale che si attiva con L1 pallino. Equipaggiati con i cimelio nella schermata delle armi. Ed è per... Ok. Ah. Ah, il cimelio. Ok, sì, il talismano. Il talismano di Ming. Conferisce bonus danno di Amischia per un breve tempo. Ok. Attiva l'abilità di un cimelio con L1 cerchio. Ah, boh. Ma con l'ascia questa è dell'ascia? E facciamo. Ho sbagliato. Non vedo. Ma va, fangulo. Arrivo! Ma vaffanculo, va! No! Mi stavo divertendo! A lei! Lo prendo! L'ho preso! Arrivederci! Sono altri? Sono tosti sti qua, eh?
Ci sono. A lei! Preso! A voi! Oh, il danno da congelamento non è per niente male. Bisogna saperlo utilizzare, ragazzi. Certo, avrei potuto usare anche le lame del caos, però, ripeto, non mi si trovo. Non so come. Sento una brezza. Se non sai dove andare, segui il naso. Ok, vesti di bestia e via. Non vedo l'ora di sbloccare la nuova abilità dell'ascia. Ma come tasta la pietra? Another empty vault. Cos'è, 42 ore? Little brother, perhaps it's time we... No, don't even say it. O era 48 ore. Ora 24 ore. Quante ore erano quello che è rimasto incastrato nei canyon? Another door on the other side of the cavern. Let's go. Allora. Pesi da 100. Che è sta roba? Ah, l'ingresso di prima. Corvo? No, non lo sento. Bene. 124 ore, Dino. Ah, ho completamente sbagliato. Allora. Boh, non esiste più. Qui possiamo procedere. Io sto cercando. Da lì siamo arrivati. Ma torniamo indietro. Forse siamo dall'altro lato qui. You believe we're above where we got off the boat by Sindri? This mine is one enormous spiral. È un'enorme presa per il culo, effettivamente. Allora, vediamo se riesco a colpire da qui quello. No. Ma con un po' di maestria. Esatto. Andiamo. Non so se ho fatto bene, non so se potevo farlo. Penso di sì. Torneremo. Che è sto suono? Oh, che è? Oh sì. There's another door. Let's beat these guys and check there. Sto arrivando, baby. Ok. Arrivederci. Uno è andato. Via. Allora. Ci sono. Non posso salire di là. Oddio. Aiuto. Che ansia. Lasciami. Posso salire? Puoi scendere, l'amico? Vieni giù. Vieni giù, per favore. Che bel faccione. Oh, ragazzi. Non si schioda. Che fa? Vieni giù. Ma non posso salire là sopra, scusami. Non c'è l'aggancio da qualche parte. Aia. Tu stai. Ok. Deve esserci un punto dove posso salire, ma non so dov'è, forse dall'altro lato. Ah sì, di qua. Arriva. Oh merda. Ok, gli diamo un po' di fuoco e scaldiamolo. Yeah. Ma porca di... Ai. Basta. Oddio. Allora, è figa, ragazzi. Sto cercando di fare una mossa ma non riesco, non mi dà tempo. Voglio vedere com'è quella cosa dove ci si aggrappa il nemico. E te pareva che c'erano altri stronzi qua. Figa, mi fanno, ma... Basta! E certo! E va bene! C'è la vita! C'è la vita! E la vita, la vita! Vieni qua! Non l'ho preso! Aspetta! Sta buono lì? Vieni! Che fa? Ah, posto! La madonna!
poison! Menalo! Muori! E via. Non so se è la strada giusta, ragazzi. Non so se sia la strada giusta. Secondo me è un plus questo. Perché alla fine era abbastanza nascosto. Però, boh. Sto portone enorme. Aspetta, forse è la strada giusta, sapete? Cazzo. È la strada giusta, secondo voi? Non saprei. Vediamo se questa porta qua si può aprire. Credo di no, però. È secondario? Ok. E allora, esploriamolo. Ci ha perso un po' di rage. Voilà. Chi l'è? Gabeb, grazie mille bestia, ci ha rotto Valhalla. Perfetto, vieni qua. Un po' di vita. Sali di qua. A posto. Sempre che si possa aprire sta porta. Sì, si può aprire, ottimo. Ah, è principale? Figa, è principale o no? Ok, dice che non si va da questa parte, quindi mi direi che non è principale. Allora. No, qui ragazzi non è principale esplorazione. Mi ricorda tanto l'uno. Ah, un artefatto. Che bello. Alfiolf. Allora, Alfiolf era uno dei... lo dice, è un ladro. Era un nano abbastanza avaro. Ricordo le pagliacciate di Alfiolf, il ladro. Aveva compreso una delle regole fondamentali della resistenza. Non sempre è necessario vincere le battaglie principali, ma è sufficiente infastidire i propri invasori. Loki Dosset. Prima che Svartalfheim ci arrendesse volontariamente ad Asgard, Odino inviò un reparto di Einarjar come piccola dimostrazione di forza. Non passò un singolo giorno in cui non mi giungesse voci di sacchi di grano mancati o armature rubate. Oppure, come in questo caso, oggetti di valore sottratti prima che venissero riportati ad Asgard. A differenza della maggior parte dei ladri che avevo conosciuto, egli non rubava né per divertimento né per guadagno. Lo faceva semplicemente per irritare gli Einarjar. E funzionava. Poi il tesoro... Poi gli tesero una trappola, lo catturarono e lo impiccarono con un pezzo di corda che aveva tentato di rubare. Beh, meritato, meritato. Dove vado? Non... Che? Basta? Non posso? Fine? Manca la barca! E ragazzi, non si può procedere. Però lì c'è roba. C'è roba blu. Merda. Deve essere un... uno shortcut. Ok, aspetta. Torniamo indietro. E rifacciamoci la strada corretta. Per di qua. Molto più intricato con le mappe, eh. Se la sono studiata molto bene, secondo me. Ti invoglia l'esplorazione. Spero che anche gli altri regni siano così, diciamo, impegnativi. Allora, da qui siamo arrivati, per di qua. E qua, infatti, c'è il portone principale, credo. Fermi. Madonna santa, è un delirio. Schialfa, ho capito, non chiafa. Questo dovrebbe essere esatto. Un'altra strada. Però lì ci sono ci sono incredibili ricchezze là dentro. C'è il tipo... Cosa vedo nei miei occhi? C'è un'altra frattura del Muspelheim. Ok. Ci andiamo dopo. Ci andiamo adesso, nel primo caso. Quindi per di qua. Oh, sì. Allora, con calma. Che fa sta corda? Ah, aspetta. Why didn't that work? The chain is blocked. Should be clear now.
Ok. Voilà. A posto. Ready when you are. Eccoci. Ma è la stessa strada di prima. That one has to be it. We will see. Seems like we'll have to get to it first. No, 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 fermi tutti. Devo prima arrivare a quella porta là. Qui ci siamo già stati, credo. No, non ci siamo stati. Ottimo. Fermi tutti, prima devo arrivare a quella porta segreta lì. Devo capire come cazzo fare. Forse posso passarci da qui, credo. Climb across. Look for another way. Atreus. I think I see a crank over here. C'è una manovella? E quale sarebbe quella? Non pare una manovella a me. Another mental exercise. Would one who spends their life fighting, such as Tyr, have any desire to prove themselves? The proof leaves a wake of destruction. But if the wake of destruction is a bunch of bad guys, why does that matter? You're strong, and you did the right thing. War does not measure the strength. Hai fatto la cosa giusta? Non lo so. I hope one day you understand. Okay, it looks like this machine is dropping ore into the water trough. Che? E quindi? E a me? Ah, ok, ridistrugge. Ah, no, non ho capito. Cosa dovrebbe comportare sta roba? Distrugge il ghiaccio. E vabbè, e sti cazzi. Non basta ritirare l'asse per distruggere il ghiaccio. Appunto, quindi qual è il senso di sta roba? Come si entra nel disco di CopTV? Basta ragazzi andare, trovate il link in descrizione del canale, Twitch e anche un po' dappertutto. Se no qualcuno glielo linki, grazie. Non saprei che fare ragazzi, perché qua se fermo il ghiaccio si muove quella, però questi ostruiscono l'acqua? E che cazzo serve sta cosa? Ah, si incastrano lì, ho capito, giusto? Va a tempo? No, si incastrano lì, perfetto. Ho capito cosa serve. Spero di non lasciarmi, di non lasciarmi alle spalle la porta segreta. Quindi, Bonini, fermi tutti. Allora, qua si può scendere? Questa affare deve salire? Già. Rompi quello? Esatto. Voilà. Ok. Ora, con molta attenzione, qua si prosegue. Però io voglio arrivare... Ho vinto. Io voglio arrivare alla stanza segreta. Alla frattura del Muspelheim. Voglio ammazzare quella roba. Qualunque cosa ci c'è fuori da lì. Ubi Mosca, grazie mille, Rotovalhalla. Mo facciamo tutto il giro, Guarda qui, guarda quanti segreti, cazzarola. Questo è mio. Quella. Che sta succedendo? Di al terreno di fermarsi? Eh? A posto, Mimir. Come cazzo arrivo qua? Come faccio ad arrivare di qua? O si passa dall'alto e non riesco a vedere la porta per capire dove cazzarola sia. A meno che sia la porta principale. Boh. Chi lo sa? Scendi? Sì, sono molto più facili da trovare i corvi qua, ragazzi. Scendo dove? Scendo da dove ero prima o da questa porta? Non so se fare. Non so che fare. Scendere qui? Ah, da dove ero prima? Vediamo un po'. Ma scusatemi, ma com'è possibile? Se scendo da dove ero prima, ritorno giù alla spirale, non cambio un cazzo. Quindi non saprei.
Allora, proviamo a vedere di qua. Ah, era questa porta qui, che non avevo visto. A statue. Not just any statue. That stony visage hung over the entrance to the World Mill, built by Durin the Generous. Durin. I believe that's all of the rebel artifacts. You can return them to Brock whenever you're ready. Volevo leggere la storia, ma sti cazzi è una certa. Ok. Ottimo, ragazzi, fermi tutti. Oh. Another Draugr hole, brother. Oh, sì, sì, sì. Ah, questa è nuova. Ai. Allora, andiamo di Reggio Sparta, anche se non è molto consigliato in questo caso, ma sti cazzi. Vai di stordimento, Atreus. Stordiscimela. Oddio! Porca puttana, che dolore! Ma va, fai culo, va! Porca troia, ragazzi! No! Kratos! Porca... All'ultimo! Stavo per buttarla giù dalla prima! Vaffanculo! Che uomo combo incredibile. L'odiosa e odiosa. Sì, sì, l'odiosa e odiosa. Al cinema. Ah, vita. Però siamo full perché il gioco è un bravo gioco. Another Draugr hole, brother. Ma come ha fatto a prendermi? Ma vaffanculo! Aia! Ma va a cagare! Merda! Sono tanti gli amici! Ok, adesso! No, non mi locare l'altro! Porca di quella troia, che fastidio! E che cazzo! Insopportabile sta cagata! Dai! Vai, Atreus! Così! Oddio! Ma che cazzo! Reus, ho paura che faccia il fiato di fuoco come fa al suo solito. Non vedo. Ok. E muore. Porca troia. Pensavo che una volta stordita completamente mi avrebbe dato la possibilità di aprirgli il culo con la finish. E invece no, scintilla del chaos. Flebbi, riresti della fiamma del chaos. Raccogli ne 6 per eccetera eccetera. Ah, quindi in sostanza se facciamo ste robe ci danno i potenziamenti per la lama del caos. Vabbè. Allora, ora mi devo ricordare la strada per tornare indietro e questo è un problema. Pomolo gelo fortificato. Un pomolo freddo al tatto. Bello. Dov'è? Bello, insomma. Aumenta la difesa, ricarica, abbassa la forza. Tieni premuto triangolo per applicare il risveglio del gelo all'asse, aumentando la difesa e la resistenza al barcollamento. Sapete che è molto utile in realtà. Questo ci dà la forza, però questo ci aumenta la difesa. No, per adesso teniamoci questo che gli diamo, perché per adesso siamo veramente bassi di danno. Darlin's direction stopped at the entrance to the mine. We just have to keep searching until we find him. You follow my lead and I say we keep looking. So knock it off. Watch yourself. Attenzione. Do not agree with me.
But you will not speak to me this way. Are we clear? Sir. Bravo. Bravo ragazzo. Io ho un'ipotesi, ragazzi, per quanto riguarda God of War Ragnarok. Ve l'ho detto, in realtà l'ho sempre pensato fin dall'inizio del gioco di God of War 2018. La mia idea è che a una certa scazzano Kratos e Atreus pesantemente, e come scazzano in God of War scazzano per bene, perché c'è sempre stata sta rivalità tra il padre e il figlio, e come ho sempre detto il Ragnarok è condotto, cioè come si sa il Ragnarok viene condotto da Loki, quindi se, e dico se, questo si mette in testa di fare una guerra che non gli compete, magari il padre non vuole seguirlo, una certa sarà costretto in qualche modo a calmarlo, i due si dovranno scontrare e magari Atreus ammazza Kratos, o il contrario, chi lo sa. Un po' come Kratos ha ucciso Zeus. Come concetto ci può stare. Sarebbe anche figo. Devastante ma figo. Non glielo perdonerei mai. Non credo che Atreus sappia fare una roba, possa fare una roba del genere. Però è di qua la strada. Sì, è di qua la strada. Did you hear that, brothers? Don't think we're alone. Non siamo soli. Oh, nuovi nemici? Figa, grazie. È da quando siamo a Svartalfheim che sto combattendo lucertole. Ci sono dei nani Draugr, sarebbero bellissimi. Allora, intanto salviamo. E via. Mi infilo, C'è un topolino. Ratatouille, che carino. Atreus, do my words irritate you? It's fine, I get it. Brothers, wait, is that light up ahead there? Hey, this might be it. Si impiccia un po' troppo Mimir, quando stanno parlando tra padre e figlio. You don't lock a door like that to secure the spare bedclothes. I see what we must do. Boss fight. In diagonale, come per evitare le viti per il dissipatore del PC. Sento roba. Ma siamo già arrivati? Oddio, c'è Tyr dietro la porta. Un guerriero di Odino. Sono fatti così. Attacchi Bifrost. Gli Eldar possono infliggere Bifrost sulla barra della salute. Il Bifrost guarisce solo nel tempo, ma i colpi successivi possono farlo esplodere, infliggendo danni aggiuntivi. Orca troia. Questo è un problema. Sa schivare. Non sono molto forte, sono io cretino o... Ma se mi sono per... Porca troia, che danno, bastardo! Prego, tutto bene? Ci penso io. Aia, che dolore in faccia però, no! La mia bellissima, bellissima faccia! Ma va a cagare! Bravo figliolo! E questi erano gli Enerjar, i nemici di Odino. Una versione un pochino... magari ancora abbastanza primordiale, dopo li troveremo anche belli pompati. Ma nell'uno non erano quei cosoni giganti con l'armatura che ci... Zitti. C'è Tyr? Chi è? Sì. Tyr!
What trickery is this, Odin? What game do you play with me now? We're not with Odin. We're the good guys. Siamo i buoni. Vabbè. Possibile che sia la stessa corda con quale hanno legato Fenrir? Eh? Non mi ricordo tra l'altro il nome della corda, perdonatemi, c'hanno tutti i nomi abbastanza contorti, ma il lupo veniva legato con questa sorta di corda. Le lame del caos l'hanno pure tagliata, incredibile. This is the god of war. Gli stessi occhi di Mimir. Those blades. I know you. God killer. Have you come from me now? Only to free you. Stay away. Rather let me try. Porca troia, è terrorizzato. Tyr, Tyr. Look, you know me, don't you? You killed Mimir. No. Yeah, we brought him right back. Yeah, stay away from me, you monsters. Stop. We need him. Non è molto a posto con la te. Ah, però. Beh, Atreus. Ma Cristo. Ok, devo parlare col ragazzo. Bisogna scambiare quattro chiacchiere. Ma vaffanculo, orca puta. Ok. Non va bene. Arrivo. Boom baby. Ancora vivi? No. Alla ricerca di Tyr. No, alla ricerca di Atreus. Dove cazzo è finito? Non sono altri? No. Ma porca di quella puttana. Allora, vediamo un attimo se c'è qualcosa di utile. Sì, io sono fissato con loot. Atreus? Tyr? Ragazzi? Porca puttana. Vado, Allora, vediamo se proviamo a stordirli per fargli una finish. Ma gli levo un cazzo, mani nuda. Vado a vedere che cazzo succede alla fine, perché sono curioso di vedere la fine. Dai. Oh sì. Ah, è sempre la stessa. Ah, sì. Vola. Oh sì. Anzi no, dai. Divertiamoci. Dai che ce la faccio. Dai, devo morire! No! No! Tyr! Wait! We're friends! Please! I hear them! Just listen to you! Eccomi! Atreus! This way! Cut him off! Eccolo! Cosa sei? I'm afraid he's knocked around a bunch, aren't I? Capello che... Questo è un nemico! Mi sono parato. Siamo in cestus di nemico. Oddio. Arrivo. Oddio. Attenzione. Oh cazzo.
Mi sta piacendo un botto. Li adoro. Sì, però mi sta menando, eh. Ok, tocca a me. Non sprechiamola, non sprechiamola, non sprechiamola. Dammi qua, dammi qua. A lui. Ai 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 ai. Aspetta, 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 aspetta. Eccoci qua. Ma lanciamolo via. Holmran. A posto. Oh, quanto è soddisfacente il combattimento in sto gioco. Troviamo il figlio. Dovrebbe essere andato di qua, esatto. Attenzione però, occhi aperti, perché potrebbero esserci dei segreti, dei corvi, dei forzieri, qualche strada nascosta che magari non vediamo, anche se non è detto. Che diavolo è stato? Ok. Capiremo poi. Atreus che consola Tyr. Che bella scena. Che bella scena. Lui per io, grazie mille, Rotto Valhalla. Silenzio adesso. Just leave me alone. Tyr, listen, I swear we're not here to hurt you. We're just trying to get you out. From me, take you somewhere safe, away from Odin. Show mercy. This is my father. We help people. I don't belong out here, please. It's worse when he's angry. Father! Attenzione. Are you not a soldier? Are you not a leader of men? Master yourself! My son brought us to this place. For you! Look at him! You. Why? You don't know me. I know what you stood for. You helped the giants. We're returning the favor. We? We are leaving. Are you coming with us? Perché non me l'immaginavo così, però. You had a spear. I thought you needed a weapon. Walking stick? No. A kind thought, but no. Ha bisogno della sua lancia, probabilmente. But okay. Beh, peccato, ci stava però. I ran because I don't always know what's real. Sometimes there's There's no shame in that, brother. We live in strange times. Everyone hears him talk. Non fa altro che parlare. Perfetto, quindi un pelato Bigfoot e un bambino decidono di farsi una bella scampagnata insieme. Can you feel that? A wind blowing from over here. Porca troia, sei alto. There's an exit nearby. Are there names by which I should call you? I'm Atreus. You already know Mimir. And that's my father, Kratos. How does the son of a Spartan come to speak for the Jotun? My mother was the last giant in Midgard. Laufey? Laufey. Mo? Vediamo che ci dice. Ricordo quel nome. Che diavolo è sta a fare? Dobbiamo ancora capire cosa fa sta roba. No. Via secondaria. Lasciamoli parlare un po', i ragazzi. C'era un... Che bello. Madonna, le texture, ragazzi, sono eccezionali comunque. Ma che roba? Sembra vero. Mi sembra questo God of War una visione molto giovane degli dèi. Cioè, gli dèi mi sembrano giovani.
Ma tanto proprio. Cioè, è come se fossero agli inizi. Anche Thor. Poi non so se sono io. Mi sembrano proprio ancora non consapevoli del loro destino. Però Tyr, dopo tutto quello che... Cazzo, non la succede. Probabilmente deve ritornargli la memoria in qualche modo. Che è sta roba? Che cazzo è? Ah, è qui ancora bloccato. Non lo so. Però Tyr, da quello che ci hanno raccontato, sembra appunto un condottiero. Però lui non pare così. Quindi magari deve ritrovare la memoria in qualche modo. Però ha riconosciuto le lame del caos. Strano. Please, let me get that. It's the least I can do. Ah, così. Whoa. A posto, perfetto. Aspetta. Hai visto che so fare invece io? Oddio, sto perdendo gli occhi. Mamma mia. Ah, giro io? Vabbè, non scomodatevi. Why risk Odin's wrath to free me? Well, Ragnarok is coming. I hope you knew that. We thought you'd want to help. You freed me only to start a war? No. Della guerra, insomma. Sotia. It's good to see you in the flesh again. Mimir, what's become of you? Following in your footsteps. Tradimento, prigionia infinita, esecrabile tortura per mano del padre degli dei. Didn't deserve such treatment. Did you? I will say my view was a touch better than yours. We found him at the top of a mountain with tree roots wrapped all around him. The only way to free him was to... Well, that. Highly pleasant. For all parties involved. Oh. Ah. You okay? The light. It's... It's been so long. There's an outcropping just ahead. The shade will make it easier on your eyes. Come on. You said Ragnarok. Svertsand. Dove cazzo siamo finiti? Oh. Ah, ho capito. Oh, madonna, ragazzi, quanta roba c'è. Ma ci portiamo dietro Tyr? Fighissimo. Fighissimo. Però qua ci siamo già stati. Non scoperto. Ah, rifacciamo il giro, forse. Possiamo rifare il giro. Baldur is dead. Odin sent him to track down a giant in Midgard. And then he found Kratos and... Anyway, I'd promised to take these two to the tallest peak in the realms if they'd chop off my head and convince Freya to bring it back. Mimir, speak of Baldur. Racconta di Baldur. That. It wasn't all kill this, kill that. Hey, we're back in the wetland. Mimir è uno dei migliori personaggi. Che è? Ah sì, ma che vuoi che sia? Vederci. Allora, vieni qua. Ma come? Arrivo. Dove vai? Bastardi. Ci penso io. Eccoci qua. Ok, con calma, un po' alla volta. Ce la facciamo, Boh. Allora, lui, che adesso sicuramente schiverà il colpo, e invece no. Perfetto, ma lo lanciamo via. Perfetto. Attenzione. Quasi. Allora. Treus, fai tu? Bravo ragazzo. E mi ha colpito prima. Ah, nulla. E che cazzo? Insopportabile. Non sto facendo l'attacco che volevo fare. A posto, quello volevo fare. E volevo fare anche questo, aspetta. Mi manca. No! Basta, a tre, tiralo giù. Ah, beh, niente, come l'ho detto. Posto? Come. We must leave before more creatures attack. Bello, si erano messi nell'angolino nascosti. Defended yourself. Che schifo. Ho rinunciato alla violenza. Ah, pacifista. Porca troia. Ma porca puttana.
Not even if I wish to. Ah, questa è la famosa zattera che abbiamo visto prima, ok, adesso ha senso. Comunque, ho visto che c'erano appunto delle robe che possiamo attivare successivamente con delle abilità specifiche che ancora non abbiamo. Quindi qua ci ritorneremo. Boh, allora posto. Perché ci mancano robe, ragazzi, ci mancano robe. Ed è subito lo sbarco in Normandia. Con Tyr. Before we go any further, the truth. Attenzione. What is it you want from me? You speak of Ragnarok. Attenzione, interrompo per una cosa figa che mi sta piacendo molto del gioco. L'avevo già detto all'inizio. Nel primo, la telecamera era sempre alle spalle di Kratos e non si staccava mai, era proprio il suo punto di vista. Nel secondo, invece, giocano un po'. E ti fanno vedere, ti fanno, in questo modo però ti fanno conoscere di più Kratos. Ed è una cosa veramente figa, secondo me, come concetto proprio, proprio registico. Is it a god of war you came to find? Is that the tear you need? Atreus. I... Forgive me. I am grateful for my freedom. But if you want me to follow you to war... Or worse yet, lead you to it... Then kill me, now. My fight is gone. Damage is done. No one's killing you, brother. Better that than to live to see Ragnarok. We do not seek war. E non voglia la guerra, figlio. I just want some answers. I don't know how to help you. It doesn't matter. The giants trusted you. Che Kratos si mette a far così su un albero maestro che non c'è più del... della nave. All right. All I ask is for a good night's rest and maybe some food. I think you killed the guards bringing me down. Brother, perhaps now you'd like to finish the story? The sons of Thor attacked us. We killed them. Baldur tried to kill Freya. I killed him. But you skipped over how we fought and freed the Valkyries. And that the giants are all gone. And now they called me Loki. Finding the shrines. The giants are gone. When we got to Jotunheim. Ah, cazzo, ancora non lo sa. They were all dead. Dead. Porca troia. Do you think bella giornata. I do not know. Bene. I think we're getting out of here not a moment too soon. Whoa, what are those? Oh, oh. Reinforcements from Asgard. The Einherjar will want to investigate my disappearance thoroughly. Guarda tutti i colpi del Bifrost, che figata, bellissimo. Are they using the sky to travel between realms? Odin's got tricks up his sleeve we haven't dared to consider. Avete pensato che Odino è forte, porca troia? The time for such concerns has passed. We must leave. Now. E andiamocene. Come corre, Tyr? Oh, sì. E mi ha preso. Buono, non so come mi ha preso. Ci penso io. Vola, vola. E non esiste più. Oddio, stavo per colpire il nostro caro amato Tyr. Torniamo indietro da qui? No, ragazzi, io voglio esplorare. Però abbiamo esplorato un po' tutto, mi sa, quello che c'era da esplorare. Ci ritorneremo qui, secondo voi? Mi sa di sì. Perché ci sono delle abilità che non abbiamo per esplorare alcune cose. Voglio vedere le Valkyrie. Molto probabilmente sì. Sì. Allora, intanto salviamo. E vabbè, a sto punto procediamo. Comunque, ragazzi, il gioco, per chi l'ha chiesto prima, dovrebbe pesare sui 67 GB, se non sbaglio. Ottimizzato da Dio. Lo so perché appunto l'ho scaricato in digitale e quello pesava. Wow.
non c'è molto da dire. E ragazzi, li ottimizzano da Dio i giochi Santa Monica, e da questo punto di vista è un'eccellenza. Poi su PlayStation 4 non ne ho idea. Yggdrasil. It's been too long. I had forgotten. The beauty. Tyr, in your travels, did you ever hear the giants talk about Loki? I'm sorry. That name doesn't sound. Quel nome non mi è familiare. Ma come è possibile che the giants are were very private people. Makes sense. Perhaps after a rest. Ma è allucinante, però. Come? Oddio. Aspetta, no. Tu vieni con me, Tyr, ti faccio vedere una cosa e mi dici che cazzo è. Vieni con me subito. Mi state seguendo? Bravi. Venite subito con me. Fila indiana. Dove cazzo è? Dov'è? Dimmi che c'è, perché sennò mi arrabbio. Dov'è il salto? Eccolo qui. Tyr, vieni subito qui. Vieni subito qui. Hey, Tyr. This is the place we use your Unity Stone to reach where you hit the Jotunheim Tower. Ecco, vieni. Oh, yes. So much trouble I went to trying to protect the giants. Did it work? I guess. I'm not sure. Basta, tutto qua. Che è il modo per arrivare a Jotunheim? Vabbè, Ma sto qua non si ricorda un cazzo, secondo me. È un po' sconvolto, via. A treehouse. Lord Tyr, you're really alive. Am I? I wonder. Okay. He's just tired. I promised him some food and a room to rest in. Ah, of course you did. Well, let's see what we can do. Please, come inside. We'll be right in. E sto cazzarola è quello? L'avete visto? C'era un fungo che camminava con le zampe, bellissimo. L'avete visto? Ditemi che l'avete visto. Come no? C'era un fungo con le zampe che camminava. Sta eccolo, senti, sta pure urlando. Ma che diavolo? Guarda lì! Eccoli! Sono loro! Cosa sei? Father, you coming? Sì, arrivo, ma li vedete? Ma gli vado in Regio Sparta davanti, guardalo. Ma che bello! Ma che belli sono, ma cos'è? Sentili, sono tipo scimmiette. Andiamo. Scusate. So, can we talk about what to do next? There is much to consider. We will speak in the morning. Oh, okay. In the morning. Parla in privato con Mimir. You hold still. Yeah. Boom, non parla più, perso le corde vocali. Thank you. See? Sleep tight, Tyr. I'm gonna turn in. Big day tomorrow. So, Tyr. Sounds like promises were made. Let's see about getting you settled, shall we? If you'll follow me. Hey! Come see what I got for you. I'm sure we won't be interrupting any goings on. Va bene. I may need time to construct a bed for someone of your. Ah, dorme lì. Ah, proprio gli fanno la seduta. Too much space would be. So that's what's left of Tyr, huh? Back dove vengo io si dice che ne abbia passate parecchie. So have we all. Well, ain't you philosophical? Some food then. Oh. Basta? Allora, dai, potenziami. Non posso. Ottimo. E non posso fare un cazzo, ma posso venderti qualcosa. Manufatti. E via. Sì. Thanks for bringing this. At least here the Aenerjar can't touch it. Prego. Rebels, dumb as bear shit, but twice as brave. Tonti come la merda, ma che coraggio.
Sempre molto diretto il nostro caro Brock. Va bene, a posto. Qui dovrebbe esserci roba incredibile per noi, però no. E invece sì. Mia. I knew he'd left something behind. A posto, Tio. Perhaps I'll be able to sleep tonight. Ma mi fa ridere sta roba, cioè tira dallo psicologo, tipo. The sleep of a free man without the Allfather's eye on me. Ma Odino vede tutto. Perfetto. Allora, noi dobbiamo fare 4 chiacchiere con il nostro caro Mimir, però prima voglio vedere cosa c'è di qua. No, non c'è un cazzo di qua. Perfetto, me ne vado. Basta, basta. Vediamo un po' cosa, quali sono le chiacchiere in privato da dire alla nostra testa. Ma che scene? Ma come si prende il suo tempo la telecamera? Una collector con la testa di Mimir ci stava. I want things to be the way they were. Well, I'd like to climb a tree again. Certain ships have sailed. È bello che Mimir è diventata la sua coscienza, il suo grillo parlante. Mi piace un sacco sta cosa. Just wish Atreus were not so restless. I care only for your safety. I know, brother. But holding him too tight won't keep him out of danger. The lad's determined to make a few mistakes of his own. And I hate to say it, I think Tyr might be one of them. I've never seen a man broken so completely. His pain is fresh. You expect too much. Aye, perhaps. Pity Freya still wants to kill you. That's an ally we can use. That is not an option. No, I don't suppose it is. Trouble sleeping. Porca puttana. You cannot sneak up on me like that. Vedete cosa intendo? La telecamera che si distacca dal protagonista. Non è mai successo nel primo capitolo. Qui proprio ce ne andiamo. Cioè, proprio non stiamo più giocando con Kratos in questo momento. There's something I have to do in Midgard. What? Without me? I thought we were partners. We are. Just wasn't sure you'd want to join me. I'm visiting an old friend. Oh, I see. Or possibly not doing that, taking into account she's determined to murder you. Giochiamo nei panni di Atreus. She wouldn't really. I think it's lovely that you see the best in people. I really do. And I want you to continue to see the best in people by not getting yourself murdered. But we need her. It's worth the risk. Is it, though? How about I suggest an alternative? Something much less risky, but maybe could give you some answers. What are you talking about? A certain old friend you haven't seen in a while. A very giant friend. Oh, see, si, si, si. Did you find him? Why don't I show you? It's just on the way to the vengeful goddess. Oh, ci porta da serpentone? No, 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 vabbè, ragazzi, ma qualche che te... No, non posso chiudere adesso, però. You know where Freya is. No, no. I mean, yes, but look, let's just talk to the snake first. And then I won't take you to Freya. How's that sound? Vecchi amici iniziato. Entra nel passaggio mistico. Sì, subito, assolutamente, certo. Mi dici prima cosa sono sti funghetti? Ragazzi, non so se procedere. Allora, mi aspetto delle abilità uniche dal ragazzo, ad esempio, come sentir parlare gli animali. Perché altrimenti... San Pietro. Perché altrimenti... Altrimenti mi ingazzo. Glad you brought your key of Yggdrasil. I seem to have dashed out without mine. Huh. You got sick of having house guests that fast? What? No. I could just use some fresh air. Is all. Well, I hope you like it cold. Should we swing by your cabin first? Will your furry friend be joining us this time? Il tuo amico peloso suonerà a noi. No, I meant to tell you.
Enver's dead. Oh. Esatto. I'm very sorry to hear that. As wolves go, he was always very clean. Thanks. I'd offer to give you a hug, but why traumatize you? Perché traumatizzarsi in questo modo? Vabbè. Sono okay. Caught a whiff of something awful near the Helheim Tower. Remember how to get there? Yep, just past the oarsmen. But that's what makes you think Jormungandr's nearby? I know what I smelled. Okay. Oh mio Dio. Well, a lot's kinda happened, and I need answers. Oh mio Dio, è il lago di No. Oh mio. Is that frozen lightning? Yep. Want a closer look? No. Scusate, è quello? Scocca un potente attacco singolo, numerose frecce. Ma io non. Io non. C'è un gioco nel gioco. Tutto. Atreus, se ti verrà. Ma chi se ne fotte? Dov'è? Arciere? Dov'è? Aggressione? Vado con l'arco? Ah sì, vedi? È esattamente quello che ho detto prima. Mentre scatti tieni premuto R1 per eseguire attacco in salto. Va bene. Mentre scrivi inclina L in avanti per premere... Va bene. Tieni premuto R1 per inciampare e colpire il nemico. Va bene. Continua a tenere premuto R1 infliggendo stordimento pesante prolungato... La madonna che fustigate sulla schiena. Va bene. Mentre scatti premere 2 per un pesante attacco alla tricchetta. Va bene. Figata di buon combo fa, ragazzo. Non posso buttarmi giù. Non posso buttarmi giù. Mi serve Kratos. Merda. Vabbè. Ma scusate, quello? Ah, ok. Quindi con R1 non sprechiamo le frecce. Con R2 sì. Perché sono i colpi potenziati. E... Cosa sto guardando? Ma che figata. Ma quell'elmo lì che cazzo è? È l'elmo di un gigante quello? Come... Scendere tutto... No vabbè, non ho più parole ragazzi. Non so più che cazzo dire. Ah, si è accesa la torcia che ci ha dato Sindri. Vediamo com'è fatta. Ah, così, proprio come una... La GoPro. Attenzione, che forse qua dietro c'è qualcosa. No. Ora, com'è che lui apre i forzieri? Vediamo un po'. A chest. Not so easy, huh? Shut up! La stessa identica scena, vi giuro. L'ha fatta Andrea col sacco. La stessa cazzo di idea. Allora, il laboratorio da me, ho preso un sacco dove mi allenavo per far pugilato. Andrea per la prima volta, voglio tirare un pugno. Ha fatto la stessa scena. Il polso gli si è piegato uguale. Madonna. Ah, gioco dell'anno. So, what's been going on? Oh, dear. So, Father said I cast a spell when Fenrir died, but I don't know what he's talking about. Accidental magic? That is disquieting. Ma c'è roba lì. E come sono fatte le frecce? Ah, sparisco. I'll fix it later. Accidental magic's not all. Mi sono trasformato in un orso. Dottore. Including the slobber. Yeah, but I lost control. Frey knows magic better than anyone. She could help me. But not giant magic. Fine. We'll do it your way then, Sin. A huge venomous snake seems much safer. It's... venomous? È certo che è velenoso, scusami.
No, loro non lo sa. Ma come non lo sa? Cioè, Sindri non sa che Jörmungandr è un veleno. È un serpente velenoso? Ma davvero? No, adesso io voglio tutto un gioco nei panni di Atreus. Cioè, ragazzi, voi non state capendo quanto a me stia piacendo tutto ciò. Cristo santo, che figata. Ok, lì ci andremo dopo. Lì c'è una porta. Ah, è la porta per arrivare dall'altra parte. Upla. E le uno è? E non ho letto. Ma va fangulo. E vabbè. Mia. Ehi. Skialf. Yes. Feels good, right? It's great, Sindri. Ma si può passare? No. C'era roba? No. E qua. Mia. Uff. Quindi ora dobbiamo potenziare tutto quanto un... conigli, scoiattoli. Find a way through and I'll tell you. I'm on it. It is soundstone, but the path's still blocked. I don't see any more on this side. Hold on. Let me look around. Da un'altra angolazione. Questo è un braccio? Che cazzo è? È un braccio di una statua. Ma è la statua di Tyr? Non lo so. Se Kratos sapesse tutto questo, minchia. No way I'm lifting that. Maybe with some help? Don't look at me. Who knows where it's been? Ma ti pare che Sindri può sollevare quella roba lì adesso? Dai, Atreus, su. Tu dovresti farlo con un po' di trasformati in un orso. Non è che ci si possiamo trasformare in un orso. Allora, ha detto che in un'altra angolazione, forse bla bla bla, dobbiamo salire là sopra. Quindi da qui, probabilmente... Esatto. Arriva. È il braccio di Tyr, esatto. Blood payment. And well, he got it. Wow, great story. Anyway, is that likely to happen again? Quanti scoiattoli? Uncontrolled bear rampage? It's me. Si combatte. Sì, 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 sì. You got company. Got my back. They're literally made of filth. I'm not touching. Who said you need to touch them? Chissà che cosa utilizza. Okay. Here goes nothing. Porca troia. Ah, è lo scudo. Ma che figata è? Porca troia, ragazzi, premi la 1 e la 2. Ok, dov'è? Dove sta? Chi è? Oddio! È ansia! Bello anche come schiva! Erbaluta! Che cazzo è sto roba? Ah! Take this, you dirty pile of rocks! Wow, Sindri, harsh words. Not sure he'll recover. Che figata! You want my help or not? All right. Ma Atreus, ma perché non combatti così sempre? Scusami. Arrivo, caro, aspetta. Che figata. Ai. Boni bonini. Allora, aspetti. Allora, fermi che mi devo ricordare le abilità, perché mi ha sbloccato questa qui che li fustigava. Mentre scatti premi R2, esatto. Tieni premuto R1 per far inciampare il nemico. Ok. Continua a tenere. Ok, quindi prima lo meno. Vedete? Ha funzionato. Adesso che cazzo spiega Sindri a Kratos? Kratos? Mi viene in mente la scena di Hade in Hercules. No! Ma come fustiga? Ma come mena? Ma
Troia! Ma è cattivissimo! Ok, right. I'll do that. Take this, you dirty pile of rocks! Ci penso io! Wow, Sindri! First words! Not sure he'll recover. Do you want my help or not? Alright, alright! Boom, baby! Ok. E questo è un problema. Vado. Mi sta piacendo un casino. È bellissimo, ragazzi. È fluidissimo. Cioè, è proprio fluido nei movimenti. Aia! Aia! Gli ha lanciato un'ascia? Arrivo, arrivo, aspetta, aspetta, eccomi. Aia, no, che è successo? Boh, a posto. Scusami, ah, la vita. Mia. Ancora. E muori. Ma che cazzo siete? Aspetta, aspetta. Che figata, mi piace un botto. Ha un bellissimo combat system anche lui. Thanks for sacrificing so many objects from your bag of tricks. Well, you clearly need help. Oh, whatever. Mi piace, ragazzi. E ragazzi, con questa meraviglia incredibile, io direi di chiuderla qui e continuarla la prossima volta. Sappiate però che molto probabilmente si tratterà di un off-screen, ok? Non proseguo oltre perché altrimenti dovremo bloccare a metà. Qua c'è tutto un gioco da esplorare. Quindi, mi raccomando, su YouTube off-screen è dedicato a God of War. Perché da qui fino a settimana prossima, perché oggi è giovedì, fino a lunedì, non vediamo più God of War, ragazzi. Lo so, mi dispiace, incredibile ma vero. Domani, lo dico prima che alcuni se ne vadano, domani c'è anche la pomeridiana di Andrea con Pokémon, quindi poi la sera ci sono io con Horror Night, Bendy and Ink Machine 2, o come cazzo si chiama, The Dark Reveal, e sto gioco è... Boh, se non vince il gioco dell'anno, ragazzi, io penso che la gente non capisca una beneamata minchia di quello che voglia dire in generale game design, secondo me. Cioè, nel senso, videogioco in generale, perché qui si tratta di avere due giochi nello stesso gioco. Perché la fatica che poi se mi vengono a dire, è il DLC dell'un... Ma porca di quella puttana, guarda, fammi salvare di nuovo. Non si può, non si può, non si può. Non si può essere così ciechi. Non si può. Lo riprendo lunedì, probabilmente. O lunedì o martedì. Adesso devo vedere. Poi vi dico, ragazzi. Sicuramente mi raccomando su YouTube gli offscreen dedicati appunto su God of War, perché continuerò a giocare nei panni di Atreus, farò qualche esplorazione se possibile, perché non siamo ancora arrivati in quel punto in cui il gioco si apre all'open world e mi dà la possibilità di fare o le secondarie o le primarie. Purtroppo ancora non ci siamo arrivati. Immagino che dopo questo pezzo qua forse sì. Comunque, apprezzatissime queste missioni con Atreus, spero di vederne tante perché mi piace un casino, mi piace veramente un botto, piccolo l'albero delle abilità, ma ci sta perché alla fine deve essere di contorno, una presentazione del personaggio, una presentazione di quello che è un assaggio, che ci fa anche strizzare un po' il buco del culo, non so se mi spiego, forse avete già capito cosa intendo dire, e... cioè, ragazzi, io sono allibito, non so che cosa dire, ragazzi, veramente, è tutto bellissimo, è tutto bellissimo. Vincerà Horizon Forbidden West. Perfetto, quel giorno io mi caverò l'unghia dell'alluce con gli incisivi. Mi immagino quando Kratos verrà a saperlo. Esatto. Allora, ragazzi, adesso chiacchieriamo. È importante, ragazzi, è importante questo gioco, è importante secondo me. Non è solo un evolversi dell'uno a sto punto. Cioè, c'è ciccia, c'è di più, è qualcosa di allucinante, c'è contenuto, cazzo se c'è contenuto, si sente? No, non si sente, aspetta, sentite?
Da fastidio, va bene, vi piace la musichetta. Buonanotte a chi sta andando, ragazzi. Mi immagino quando lo scopre Loki. Eh? De che? Intendo che Kratos potrebbe morire, sì. O che comunque venga sostituito in qualche modo. Che magari un po' come fa Tyr, magari appende l'ascia al chiodo e dice basta. Potrebbe darsi, ragazzi. D'altronde stiamo parlando di un personaggio che secondo me ha fatto il suo tempo. Ve l'ho già detto, vi immaginate un altro God of War? Cioè, cosa gli fai fare a Kratos? Cioè, non finisce più, capite? Cioè, allora, per carità, ci sono 3000 mitologie dalla quale si può attingere e dargli sempre delle armi nuove. Ok? Però cosa fai? Gli fai mollare via il Leviatano perché qualcuno glielo distrugge? Per dire, mi sto immaginando come sia possibile farlo passare da una mitologia all'altra e comunque mantenere Kratos come personaggio. Secondo me è un po' pesante. Cioè, God of War deve avere una fine. La sua fine era il 3. Questa doveva essere una nuova trilogia, ok? E poi hanno deciso di condensare il 2 e il 3 insieme con Ragnarok. Potrebbe essere una scelta azzardata, come no, dipende. Per adesso, per me, non ci sono svantaggi, perché qua ci sono due giochi insieme. Cioè, si vede proprio, perché probabilmente giocare con Atreus deve essere una prerogativa del terzo e ultimo gioco. È notato come Atreus inizia ad ingannare il padre. Vabbè, ma oddio, più che proprio Loki, è un ragazzo che pian piano sta cercando di volere la sua indipendenza dal padre, che è un abbastanza possessivo, normale, però ci sta. È un normale. È ancora. Io di Loki non lo vedo. Io Loki in Atreus non lo vedo. A parte la cosa che può parlare con gli animali e che può trasformarsi in essi. Basta. Questa è l'unica cosa che ha di Loki. Poi per il resto di Loki non vedo ancora un cazzo in lui. Nel senso di atteggiamenti, perché Loki è il dio della discordia, è il dio dell'inganno, è comunque un dio, una divinità intelligente, estremamente intelligente, ma estremamente anche stupida, è tutto ciò che c'è di sbagliato, nel senso è la furbizia dell'uomo, è la cattiveria dell'uomo, è tutto ciò che c'è di sbagliato dell'uomo, Loki, ok? Ancora io questa cosa non la vedo in Atreus. Probabilmente c'è qualcosa. Per questo io ho pensato che un avvenimento facesse switchare la mente di Atreus, trasformandolo in Loki, ok, completo, e costringendo a Kratos a prendere provvedimenti. Quindi la cinghia educativa sul culo e sulle guance. Un gioco così, boe. Dove prendi il primo quadrato tutto il tempo. Lo scudo di Telos l'hanno fatto bene. È figo. È una magia. La magia dei giganti. Una runa protettiva dei giganti. Accadrà qualcosa di veramente grave che renderà Atreus a real man. Possibile. Sarebbe figo togliere Kratos e concludere God of War e farlo tornare anche qualche capitolo più avanti, dopo che ci siamo abituati a qualche gioco con Atreus. Assolutamente sono d'accordo, anche questa sarebbe una figata. Anche questa sarebbe una bellissima idea, graditissima. Magari o farlo credere morto e poi piazzarlo in un possibile seguito più là. Mamma mia, sarebbe una roba. E Loki lo stanno cercando? No, Marta, Loki, Atreus e Loki sono la stessa persona. Ferri, in tutto questo, secondo me c'entra, sicuramente c'entra Tyr. In qualche modo, se quello che abbiamo visto nel trailer è, sono scollegati, sono i lupi che inseguono la luna e che sono sole, mani, luna e il sole. Ok, poi però, fermi. Fenrir comunque è principale nel Ragnarok, è uno dei giganti che appunto farà il devasto e quindi ci serve per la narrazione del Ragnarok. Che sia morto all'inizio del gioco non abbia senso, quindi o lo vanno a ricicciare dall'El e lì trovano anche Ela. Cioè, io mi sto facendo un filmone in testa gigante, quindi loro ritornano nell'El, trovano il lupo morto, il suo spirito in qualche modo è rimasto lì, che ha anche senso, perché tutto ciò che
alla fine ci può anche stare. E trovano Ela, che tra l'altro Ela è anche lì. È, ragazzi, è strano perché Ela è figlia di Loki. Quindi per questo dico, mi sembra una mitologia norrena molto giovane. Cioè, Tyr neanche conosce Atreus. È strana sta cosa. Ha senso, ma è strana. Non può esserci la mitologia senza Loki, senza Ela, senza Fenrir. Non può esserci. Non può esserci la storia del Ragnarok senza questi personaggi. Quindi mi viene da pensare, nell'uno dissero appunto che si erano compigliati gli eventi attraverso Ragnarok, le linee temporali si erano sti cazzi e mazzi, però probabilmente è qualcos'altro. Probabilmente noi abbiamo visto quelli che erano i ricordi dei giganti, appunto come diceva prima, come abbiamo scoperto all'inizio di God of War Ragnarok. Cioè è un po' un macello. Però non lo so, io mi sto facendo mille film. Quindi sarebbe figo magari l'idea che tornano nell'El, incontrano Ela, o una forma di Ela, non lo so, o trovano Fenrir. Poi c'è il personaggio Angarboda, che è la compagna di Loki. Però non è con Angarboda che genera Ela. Cioè è un delirio. Cioè è un macello, ragazzi. Lore, a me piacerebbe. Lore. Cioè, come colpo... Sarebbe un colpo al cuore, ma sarebbe un bel colpo di scena. Cioè, vedere Atreus che impazzisce, Kratos che cerca di far capire al figlio cosa è giusto, e in quel delirio Atreus uccide Kratos in qualche modo. Sarebbe una cosa fighissima. E a quel punto però Atreus viene sconvolto, viene ferito da ciò che ha fatto, viene tormentato dai suoi fantasmi di Sparta. Cioè, bellissimo anche lui con la... Quanto sarebbe figo. Cioè, è allucinante. Anche lui col marchio del padre in faccia. Ma che figata è. Top ciclo, sì. Ma non sono paranoio. Si parla del gioco. Che paranoia è? Per le tragedie greche il figlio che prevale sul padre è un grande classico, quindi avrebbe pieno senso. Anche secondo me. Nel precedente capitolo il sovrano dell'El era l'uccello gigante. No, non è che era l'uccello gigante, attenzione. La domanda che cos'è quello, loro non lo sapevano, non hanno saputo rispondere. Quello non è... potrebbe essere... Allora... L'Yggdrasil, sulla chioma dell'Yggdrasil c'è un'aquila gigante che è esattamente fatta così, un rapace, un'aquila gigante, e attorno a Midgard c'è il serpente, Jormungandr. Nel mezzo, sulle radici, diciamo, ci sono i quattro cervi che brucano le radici dell'Yggdrasil, appunto, e nel mezzo, sul tronco, su e giù fa Ratatosk, che è questo scoiattolo che porta i dissidi tra il serpente e l'aquila, ok? Io penso che l'aquila che si è vista nell'El non penso sia... Il guardiano, forse era un guardiano dell'El più che il re, l'imperatore, il dio dell'El, perché non ha senso quella roba, non ha un cazzo di senso logico. Secondo me poteva essere l'aquila che in qualche modo poi viene spodestata, la cazzo ne so, e se ne va nella chioma dell'Yggdrasil, non ne ho idea, ragazzi. Il fatto è questo, hanno sminchiato tutto e questa è la cosa bella. È questo che mi piace di Santa Monica, così come hanno fatto, come sminchiarono tutto nella mitologia olimpica. È fighissima sta cosa, greca. Era un guardiano, a posto. Però, capite, guardiano non vuol dire divinità... Alle radici c'è Floki nascosto. Così. È una rivisitazione. Poi, allora, dal punto di vista estetico, ecco, gli ultimi minuti li vorrei specificare questa cosa. A me non dispiace come hanno fatto Odino. Non c'entra un cazzo, me l'ero immaginato completamente diverso. Ma completamente diverso. Soprattutto...
guardando Thor, che l'hanno fatto molto simile a quella che è la descrizione dell'Edda, quindi non capisco per quale motivo Odino l'abbiano fatto così. Tyr ci può anche stare, perché comunque è un guerriero sconvolto, appunto, che ha conosciuto, che è stato in diverse terre, con un certo bagaglio culturale, cazzi e mazzi. Sembra un po' un hippie effettivamente. Ma come si chiama? Odino non me l'aspettavo in quel modo. Francamente mi piace, però non me l'aspettavo fatto così. Non so le altre divinità. Angarbod, appunto, l'abbiamo vista già, si vedeva nel trailer, non mi dispiace per niente, ci sta, è figa, perché comunque stiamo parlando di un personaggio che viene da un'altra terra, di un altro reame, ci sta. Sono curioso di vedere le altre divinità, se si vedranno le altre divinità, perché finora sono abbastanza tenuti alle scritture. Boh, non so. Sir Jax, grazie mille, bestia, ce l'ho tu Valhalla. Odino è identico al suo attore, ma sono tutti identici al loro attore, ragazzi, i loro attori, tranne Kratos, che l'hanno fatto un pochino, l'hanno costruito un pochino il volto, che poi in realtà ci assomiglia lo stesso, eh? Si vede che è lui, si vede che è Christopher the Judge. La D è muta. Io Thor non me lo immaginavo così, colpa della Marvel. Vabbè, Thor è ragazzi, la Marvel lasciatela perdere, che la mitologia della Marvel è merda, proprio merda, non è che è è carino, è merda, lasciatela stare, non è mitologia, sono supereroi, cioè sono alieni che si chiamano allo stesso modo, ma non c'entra un cazzo. È un Thor grasso, sì, io non capisco perché sto cazzo di, vabbè, si può manco svapare in pace. Thor non aveva l'elmo. Sì, no, aveva anche l'elmo in battaglia, in realtà. Non aveva sicuramente l'elmo con la luce, quella è una cosa rivisitazione cristiana, così come non c'erano gli elmi con le corna. Perché si disegnavano i vichinghi con le corna? Perché si dicevano, gli inglesi, i monaci inglesi, quando vedevano sbarcare gli uomini del nord, vedevano questi draghi affiorare dall'acqua, che in realtà erano le polene delle navi, loro pensavano a queste creature, e da esse uscire dei demoni, e quindi li raffiguravano poi con le corna, ma le corna non le avevano. Anche le alucce, la classica rappresentazione di Wotang, Odino tedesco, è seduto sul suo bel trono con la sua lancia e con Gunnrir e le sue alucce qua, però non è così, in realtà ha una cappa addosso, un mantello, un cappello alla Gandalf, due corvi sulla schiena, due lupi al guinzaglio, cioè è diverso. E che il cristianesimo ovviamente ha preso quelle nozioni lì e li hanno demonizzati in qualche modo, o li hanno è una visione più cristiana delle cose. Vabbè, bestiacce, dai, io con questo twistone incredibile di gameplay, che veramente mi ha reso felicissimo, mi carica a molla. Domani sicuramente lo giocherò e poi quindi vi farò vedere l'off screen, così come durante il weekend. Mi raccomando, perciò stay tuned su YouTube. Io spero che vi stia piacendo tutta questa serie di God of War, io la sto adorando, sia giocarla che farla insieme a voi. Vi ringrazio di tutto. Se avete informazioni utili sui personaggi, qualcosa che non è stato detto, qualche personaggio che vi incuriosisce o conoscete qualcosa, condividetelo, magari nei commenti di YouTube anche, che è più facile leggervi lì. E grazie, bestiacce, veramente di cuore, fate i bravi, fate i buoni, ci vediamo domani alle 21:30 con Bendy and the Dark Reveal Horror Night, ma soprattutto, se vi va, la pomeridiana con Andrea con Pokémon. E poi ci sarà anche la domenicale con Andrea, dove lui vuole giocare, credo, allo zoo simulator, come cazzo si chiama? Keep your zoo in the pocket, vabbè, il gioco dello zoo, però io gli ho suggerito di giocare a Pokémon, ma d'altronde decide lui che cazzo fare. Il ritorno del Dingo, esatto, fate i bravi, fate i buoni, vi voglio bene, buonanotte, ci vediamo domani, ciao!